Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, sempre c'è. Sto provando modi diversi. Non mi sento molto a proprio. Comunque, dove sono? In macchina perché sto andando. Ho portato i bambini. E siccome hanno fatto tardi a prepararsi, ha preso il pulmino solo Sabrina e Gabriele e Giada. Invece no, l'ho dovuto portare su io. E adesso sto andando a prendere Sara, perché andiamo a fare un giro sul mercato. Io non ho niente da prendere se non un po' di affettato per Giorgia, per domani, per farle poi il panino, cioè quelle focaccine là che avevo preso, e basta, perché per il resto ho tutto. Anche perché ultimamente uso sempre solo il bancomat, in modo da avere traccia quando poi devo andare a riscrivere, perché magari mi dimentico e non lo scrivo subito, i soldi che ho speso. Quindi cioè, non ho tanta moneta dietro, perciò così almeno non spendo. È una buona tecnica questa, di non pagare in contanti. Per sono stupida, potevo andare su, vabbè, che stupida. E di non pagare in contanti ma pagare col bancomat, perché così in certi posti, tipo così come al mercato, non si può pagare con il bancomat, e se quindi hai pochissimi spicci dietro non rischi di spendere più di quello che dovresti, ma spendi solamente quelli che hai. Io ne ho pochi, quasi niente praticamente, perché appunto uso sempre il bancomat, perciò va bene così. E niente, magari vi faccio vedere qualcosa se riesco un po' al mercato, visto che mi chiedete sempre di portarvi un po' per vedere. Però è che non, purtroppo con questa pandemia, poi io al mercato non è che andiamo tanto da qua, cioè magari frutta e verdura sì, però per il resto non è che sono sempre lì ad andare a comprare, o anche perché non ce l'ho vicino, cioè non ce l'ho proprio qua che dici ci puoi andare a piedi, devo prendere la macchina, scende. Allora onde evitare spostamenti, problemi per gli spostamenti, preferisco non scendere se non ne ho necessità, insomma. E niente, però visto che la giornata è bella e tutto quanto, ed è un po' che non ci vediamo, e poi beh, ho fatto la sorpresa la scorsa settimana, però ho detto vabbè, senti, dovevamo già andarci la scorsa settimana, poi è stato male Gabri e non siamo potuti andare. Invece Gabri oggi è tornato a scuola e quindi sinceramente preferisco, cioè ho detto andiamo a fare un giro, così, anche se fosse solamente questi due appuntamenti, per stare un po' assieme, poi comunque magari si compra frutta e verdura fresca ed è meglio, perché Sara non ha la patente e per andare giù dovrebbe stare giù quasi tutta la mattina, e allora gli ho detto ma va, cioè ci sono io, mi fa piacere, no? Così poi anche io sono in compagnia, lei anche, divertente, no? E poi un giretto al mercato ogni tanto. Non credo che comprerà frutta e verdura, perché a casa ce n'è. Frutta, verdura magari se trovo qualcosa a un buon prezzo potrei prenderlo, magari, non so, vediamo. Comunque vi farò sapere, tanto vi parto con noi e poi vi faccio vedere quando poi torneremo a casa quello che ho preso. E così anche Pia esce un po', perché sempre chiusa in casa, povera bambina, non ne può più nemmeno lei. E niente, quindi ci aggiorniamo dopo. Vuole che mamma?
Sofia? Ciao! Mamma! Ciao! Dove stiamo andando? A prendere Sabrina già dai Gabri? Li andiamo ad aspettare al pulmino? Oh! Sì. Papà! Cosa hai mangiato stamattina per colazione? La focaccia. La focaccia, brava. Pia, ciao. Ciao Pia. Non ti vedi? Guarda, sei lì. Ti vedi? Pia? Dov'è Giorgia? Ciao Giorgia! Stiamo aspettando i bambini che sono entrati un attimo a comprare l'affettato per domani, per Giorgia. E poi andiamo a casa così inizio a preparare la cena e vado avanti a sistemare. Buongiorno! Allora, oggi è mercoledì. Oggi è mercoledì? Sì. Io e Pia abbiamo portato tutti quanti a scuola, adesso siamo fermi al semaforo perché stanno facendo dei lavori sul ponte. Scusate, ma sonno, stanotte ho dormito così. E arrivando a casa abbiamo un sacco di lavori da fare io e Piuzza, più io che Piuzza però. Ma la prima cosa che facciamo è sicuramente la colazione. E niente, devo anche cercare i documenti perché domani devo andare dai sindacati a fare l'ISEE, quindi devo anche cercare quelli, poi devo mettere a posto perché c'è un casino a uscire per andare a fare le commissioni, per andare, c'è sempre un, poi c'è sempre un gran casino, sempre. Comunque volevo poi farvi vedere quello che abbiamo comprato ieri, perché con Sara sono andata da Paniate, che è un negozio che vende tutta roba per bambini, a partire dai pannolini, creme così, fino a finire comunque anche a vestiti, giocattoli, tutto. E ho preso due cosine a Pia, ne ho preso i guanti e le ciabatte. E adesso poi vi faccio, quando arriviamo a casa vi faccio vedere quali li ho preso e come sono fatti. Sono molto molto carini. E perché per camminare uso le calze per camminare antiscivolo, però preferivo avere le ciabatte. E quindi sonno, fa molto molto freddo, il termometro della macchina segna meno 4, ci sono i pinguini che camminano e niente, andiamo a fare questi lavori, andiamo a mettere un po' in ordine, a pulire fino a che non arrivano i bambini, perché tanto Giorgia oggi è a rientro. Manuel si ferma a mangiare giù la mia sorella e quindi vengono a casa solamente Sabrina, Giada e Gabriele a Luna e basta, quindi adesso poi vediamo, penso che farò un po' di pasta. Allora, la prima cosa che abbiamo preso sono queste ciabattine appunto per Pia,
Ne abbiamo trovate di Frozen. C'erano anche di Masha e Orso, ma i numeri erano troppo grandi. Perciò abbiamo preso Frozen. Questo qui che hanno Anna e Elsa. Sono fatte così. Lei piacciono un sacco, è tutta contenta. E abbiamo preso un 21. Sono molto molto carine, molto molto. E poi, siccome aveva le mani ghiacciate, poverina, ho trovato questi guantini di Mickey Mouse e allora gliel'ho presi. E anche di questi era tutta felice, avreste dovuto vederla. E così almeno quando usciamo al mattino, tipo domani che dobbiamo andare dai sindacati, prima di uscire, quando proprio siamo per terra, diciamo, e non dentro la macchina, glieli metto così almeno gli tengono almeno le manine al caldo, poverina. Sono molto carini. Questi li ho pagati 3,90 € e invece le ciabattine di Frozen 12,90. Molto, molto belle. Intanto che io, come sentite, guardo il video di Katia e metto a posto, Pia gioca con i cubetti. Fuori un po' tutti, devo comprare un'altra scatola per dividerli, perché ci sono questi e poi ci sono questi. E lei cerca sempre di appiccicare questi a questi, che ovviamente non ci vanno, e quindi ne devo provare anche. Qui c'è Katia, sto guardando il suo ultimo video, quello lì, un amico per asso, e intanto adesso vado a mettere a posto lì perché si è creata una confusione, qua si è rotta anche la scatola, quindi devo dargli un po' una Ecco botta. pronta la nostra piccola eschimese. Vero? Che belli questi guantini, ti piacciono? Ti piacciono i guantini? Andiamo? Ok, ciao ciao! Pia. Piccina, è tutto il nasino rosso. Dobbiamo aspettare, poi entriamo, ok? E lì poi fa caldo, va bene? Ok? Dentro fa caldo, sì. Mamma, Pia, batti le mani. Ta, ta, ta. Pia, parli insieme a me. Via, fai insieme a me. Batti mani. Pa, pa, È finora che lo Su, fa, eh? su, su, La su. registra Via, non lo fa più. batti le mani. Pa, pa, pa. Batti il culetto. Pa, pa, pa. Batti, batti. Batti.
Batti i piedini, tu, batti le mani. Dai, dillo. Batti mani, papà. Brava! Batti il cuore, papà. E i piedi? Batti il cuore, papà. I piedi, i piedi. Batti bene, papà. Brava! No, quelli sono le Però i mani. piedi sono questi. Wow. Mamma, li fatti vedere i ragazzi le ciabattine? Sì. Quindi cosa fai? Sali da sola? Non ce la fa, non è che cade. No, ce la fa, ce la fa. Da quando tu che non ce Cioè, qui siamo a un livello superiore. Però adesso non senti di me ritornarla. No! No, si riesce. Brava! È arrivato il momento di levare il seggiolone. Brava! Preve Buongiorno! Allora, oggi mi ha fatto un salto temporale, ieri non sono riuscita a filmare niente. Oggi è venerdì 29 gennaio e sto andando a prendere Sara perché deve portare Giulia a fare la visita dal pediatra e poi finalmente forse riusciamo ad andare a fare un giro sul mercato. Oggi il tempo qui è bello. Anche le temperature sembra che siano più alte, sembra che sia la giornata dove sono più alte di questa settimana. Dice che arrivano fino a 15 gradi, speriamo, visto che siamo in giro con i bambini. E tanto Pia e i suoi guantini, quindi siamo a posto. E niente, ho appena portato Giorgia, Sabrina, Giada e Gabriele sono andati a scuola col pulmino. Manuel è andato stamattina e niente, quindi adesso vado a prendere Sara, poi penso che ci incontreremo anche con mia sorella per fare un giro sul mercato, appunto. C'è gente che fa gli affari suoi qui, finché non viene verde io non vado. Se hanno messo un semaforo ci sarà ben un motivo, no? Cosa dite? Andate, andate. La gente va anche se è rosso, ok, che non fanno la multa, però perché stanno facendo dei lavori sul ponte e quindi hanno messo il semaforo, no? Però anche se era ancora rosso, invece di aspettare, sono passati lo stesso, cioè aspetta che viene verde, no? Poi cascano le orecchie, boh, la gente ha fretta. E niente, quindi dovremo vederci anche con mia sorella. E comunque, come anche la scorsa settimana, martedì, che scorsa settimana, se riesco vi filmo qualcosa anche al mercato. E ci vediamo dopo. Ciao ciao! Ah, e voi come avete passato, perché lo vedrete quasi in tempo reale questo video, come avete passato questo venerdì? Cosa avete fatto di bello stamattina? Io sono felice che sia venerdì, domani mattina si dorme. Yeah! Stamattina siamo riusciti a fare un giro sul mercato. Sara ha preso la verdura, abbiamo fatto un bel giretto, abbiamo incontrato anche mia sorella. Adesso siamo arrivati a casa, vi faccio vedere quello che ho preso al Galassia. I cani sono fuori che abbaiano. Io ho preso 14 di queste confezioni. Aspettate, ok?
14 di queste confezioni di pesto di radicchio con pinoli e gustoso pecorino della Giovanni Rana, perché era al 50% e è arrivato Manuel, torno subito. Ok, quindi ho preso questo qua che era scontato al 50% per scadenza breve. L'ha letto mia sorella? Ah, qui. Scadono il 30 di gennaio. Io adesso li vado a congelare e gli altri li mangiamo, 4, 3 per pranzo. Facciamo la pasta con questo pesto. Ci metterà un'ora a bollire l'acqua, ma vabbè. E poi invece gli altri li congelo, così se ne abbiamo voglia di fare la pasta condita in un modo diverso, ce l'abbiamo nel freezer. Perfetto. E niente, l'ha preso anche uno mia sorella. Poi siamo arrivati a casa e hanno trovato questo pacchetto della GLS, che adesso andiamo ad aprire assieme, ma... siccome è intestato a Maurizio, so già in teoria cosa c'è. E poi mi è arrivata la degusta box, che non apriamo in questo vlog, ma vedrete il video martedì. La apriamo insieme e vediamo che cosa c'è. E non so dirvi quale sia, perché sto ancora aspettando quella di dicembre e mi deve arrivare quella di gennaio, quindi scopriremo anche assieme se è quella di dicembre oppure se è quella di gennaio. Comunque mi hanno assicurato che arriveranno tutte e due, ci sono stati un po' di problemi. Comunque sono contenta che è arrivata, così vediamo cosa c'è di buono. E niente, adesso apro questo qui e così vi faccio vedere cosa c'è. Prima vado a mettere sulle pentole dell'acqua, se no mangiamo dopo domani. È confezionato in un modo un po' strano, perché ci vedete tutta la carta intorno messa in due sensi, e dentro c'è questa bottiglietta. Ok, uno l'ho tolto. E dentro c'è questa bottiglietta che è fantastica. Adesso vediamo cosa c'è dentro questa bottiglietta. Giubbotto, adesso lo leviamo. Tesori d'Oriente, Egyptus, bagno crema aromatico, giglio blu del Nilo e papiro. Boh. Bello. Da 500 ml, non so quanto l'ha pagato, perché appunto l'ha preso Maurizio. Vabbè, adesso vado a mettere su la pentola dell'acqua. Allora, abbiamo aperto la degusta box, che poi appunto vedrete martedì, e adesso ho buttato, dato che aspettavamo che l'acqua bollisse, e adesso ho buttato giù la pasta per Gabriele, penne invece per noi, i fusilli dell'Agnesi. E niente, Gabriele condirò con un pesto normale, mentre invece no, il pesto di radicchio che vi ho fatto vedere. Pia, guarda che cadi. Abbiamo già anche assaggiato un prodotto della degusta box, cioè due in realtà, uno l'ha assaggiato Gabriele e uno noi, e devo dire che sono una figata, sono buonissimi. Se lo dico io, che a me il cioccolato non piace, vi assicuro che sono buoni. Comunque, appunto, non vi dico che cosa, perché poi vedrete il video e ve lo scriverò sotto a quelli che abbiamo già assaggiato, così almeno sapete di che cosa vi sto parlando adesso. E nulla, adesso vado a finire di preparare da mangiare e penso che concluderò qui il video, ma ho i capelli veramente... uno sconvolgimento. Vabbè, sono sconvolti, quindi non ci fate caso. Ho deciso, come mi avete consigliato tutti voi, di farli crescere, quindi non li sto tagliando, perciò siccome li ho presi da mio padre, i capelli, sono in un momento in cui sono schizzati. Appena arriveranno a una lunghezza tale che faranno così, allora la situazione sarà migliore. Poi adesso, se devo essere sincera, sono anche sporchi, li devo lavare, quindi è per quello che stanno così. Comunque, volevo farmi vedere per salutarvi, salutare i nuovi iscritti, ringraziarvi perché siete veramente tantissimi,
Ricordare la programmazione che è dal lunedì al venerdì, non c'è orario, dipende se riesco al mattino, se invece non riesco magari primo pomeriggio, oppure come oggi magari metà pomeriggio, così. Quindi dipende, non c'è orario, comunque tutti i giorni dal lunedì al venerdì e poi il sabato la live alle 21. E dopo avervi ricordato questo, avervi ringraziato a tutti quanti, ai vecchi iscritti, ai nuovi iscritti, a tutti, grazie davvero. E io vi saluto, il vlog finisce qui, è durato 3 giorni direi che... Cioè praticamente 3 giorni per voi, ma una settimana per me. E quindi niente, ci vediamo domani sera in live alle 21. Un bacione grande a tutti. Ciao ciao! 1, 2, 3!